Jenny Narcisi, Riccardo Menciotti, Diana Bacosi, Laura Giombini, Andrea Santarelli e Ivan Zaitsev sono gli atleti reduci dalle Olimpiadi di Rio che si sono guadagnati il titolo di ambasciatore umbro dello sport istituito dalla regione per ringraziare i protagonisti dell'avventura olimpica del contributo di professionalità, impegno e dedizione che hanno profuso negli anni. Sono atleti che ci hanno fatto sognare durante quest'estate, che hanno portato alto e tenuto alto il nome non solo dell'Italia ma anche e soprattutto dell'Umbria, e quindi questa giornata ha un duplice significato, quello di esprimere tutta la riconoscenza loro e la gratitudine della comunità umbra, ma anche di chiedergli un impegno importante, diventando ambasciatori dello sport umbro, di impegnarsi a fare almeno una lezione a scuola, nelle scuole umbre, per infondere i valori autentici dello sport ai nostri giovani, in modo che possano crescere in maniera sana e possano soprattutto crescere con quei valori autentici che solo lo sport sa dare a tutti i livelli. Un bellissimo riconoscimento da parte della Regione Umbria, sono onoratissima e felicissima. Prima partecipazione olimpica, medaglia d'oro, questo fa ben sperare per il prossimo quadriennio olimpico. Io ovviamente adesso guardo avanti, come dico sempre io, step by step, il mio prossimo impegno è la finale di Coppa del Mondo che si terrà a Roma a giorni, e dopo di quello comincerò a lavorare per il prossimo quadriennio e si punta dritto a Tokyo. Una grandissima soddisfazione, infatti volevo ringraziare tutte le autorità per questo premio, perché veramente mi ingoliosisce, mi ricorda di essere umbro, forse lo ricorderà anche alle tante persone che si sono appassionate a me, che dicevano: ah, però parla bene italiano quel Zai, che non sapevo neanche come pronunciare il mio nome. E quindi si ricorderanno che sono nato a Spoleto, come sempre detto, e meglio così, dai. Con loro sono stati premiati anche Raffaele Bergamasco, commissario tecnico della Nazionale di Pugilato, Mario Valentini, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Paralimpico, e Fabio Morbidini, fisioterapista della Nazionale di Pugilato.